Dalla vita alla vita. Il ciclo liturgico bizantino riflette pari pari lo sviluppo della vita di ogni cristiano. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, così dice Giovanni nel suo prologo al suo Vangelo. Il Figlio di Dio si fa carne, diventa uomo e viene ad abitare in mezzo a noi. Il 6 gennaio festeggiamo la Teofania di Gesù, cioè la manifestazione completa di Dio che è uno e trino. Infatti il Figlio di Dio si trova nelle acque, la voce del Padre viene ascoltata dalle nuvole come un tuono e lo Spirito Santo discende come una colomba sopra Gesù. Nella tradizione bizantina il battesimo avviene immediatamente dopo la nascita, perché il bambino deve entrare subito, oltre che a far parte della famiglia anagrafica, anche della famiglia cristiana. Nella tradizione bizantina i tre sacramenti dell'iniziazione cristiana, che sono il battesimo, la cresima e l'eucarestia, vengono amministrati nello stesso momento. La tappa più importante è quella della unione del cristiano per la creazione di una nuova famiglia in Cristo e quindi del matrimonio, che è un vero e proprio rito strutturato di per sé e indipendente da qualsiasi altro evento liturgico. Si divide in due parti, il rito del fidanzamento e il rito della incoronazione vera e propria. Il rito del fidanzamento è facile da pensare che durante questo rito ci sia lo scambio degli anelli. Secondo la tradizione dei padri, l'anello d'oro che viene dato ha un significato particolarissimo, perché si sceglie quella donna e si sceglie quell'uomo perché lo si ritiene il più puro e il più purificato. Il fatto poi che l'anello, contrariamente a quando avviene nella Chiesa Latina, venga messo nella mano destra degli sposi, è perché Dio ha creato l'universo con la mano destra, ha creato il tutto con la mano destra, e quindi gli sposi sono chiamati da Dio, in virtù del sacramento che ricevono, a continuare questo processo di creazione ed essere loro stessi portatori della creazione e della vita, così come lo è stato Dio. L'incoronazione vera e propria ha diversi momenti, tra cui il rito della imposizione delle corone, in cui l'uomo e la donna diventano, in virtù di questa corona, diventano il re e la regina della festa. Infatti la corona si porta nella parte più alta del nostro corpo, la parte più importante, la parte che è rivolta verso il cielo, perché la nostra mente deve essere sempre rivolta a Dio. E il bicchiere in cui gli sposi hanno bevuto viene rotto dal sacerdote. Nessuno più, dicono i padri della Chiesa, se il bicchiere rappresenta il letto nuziale, deve violare questa intimità e questa fedeltà tra l'uomo e la donna. La festa dei defunti viene celebrata in una maniera molto particolare nella nostra comunità.
viene celebrata il sabato precedente e l'inizio vero e proprio della Quaresima. Quindi pregando per questi defunti e per la loro resurrezione in qualche modo prefiguriamo quello che avverrà al termine della Quaresima, che è la Pasqua di resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. È tipico della nostra comunità pregare sulle tombe dei defunti, è tipico nelle nostre comunità che i parenti dei defunti offrano qualcosa che possa dare nutrimento agli ospiti che sono accorsi a questa preghiera, forse un po' in ricordo di una tradizione evidentemente pagana che ci riporta molto lontano nel tempo. È il pranzo che si fa in onore del defunto, in cui anche il defunto partecipa in qualche modo, mettendo un piatto in un posto particolare che deve essere occupato dalla persona che non c'è più. Però molto più suggestivo e molto più impregnato di tradizione cristiana è il rito della panaghia che si svolge in casa del defunto. Un grosso piatto di ceramica riempito di grano bollito, i collivi famosi, viene benedetto dal sacerdote e viene offerto a tutti quelli che sono presenti. La panaghia, la tutta santa, o per meglio dire i tutti santi, perché quei chicchi di grano, quell'infinità di chicchi di grano rappresentano in pratica tutte le persone che sono defunte. Dice Gesù nel Vangelo: se il chicco di grano non cade per terra e non muore, non porta nessun frutto. Da un chicco cresce una spiga con tanti chicchi di grano, quindi una specie di moltiplicazione, una specie di portare alla vita ciclicamente di nuovo tutto e tutti. La Pasqua inizia con la Domenica delle Palme, in cui al pomeriggio viene celebrato, così come gli altri tre giorni successivi, il rito del Nymphios, dello sposo, che il Mercoledì Santo al pomeriggio viene sostituito dalla benedizione dell'olio, il Giovedì Santo al mattino la istituzione dell'Eucarestia, il pomeriggio la lettura dei 12 Vangeli con la narrazione della passione di Gesù, il Venerdì Santo la deposizione della croce, il venerdì pomeriggio il pianto attorno alla tomba di Gesù e il sabato mattina il primo annuncio della risurrezione. Questo perché la nostra tradizione bizantina affonda le sue radici nella tradizione monastica. Dopodiché c'è la grande e santa Domenica di Pasqua, che inizia al mattino con quello che viene chiamato Fiaglia Amir, cioè l'annuncio della resurrezione, il Vangelo. Fiaglia Amir non è altro che buona notizia. La buona notizia è una traduzione un po' libera da quello che in greco significa Vangelo. E allora questa buona parola della resurrezione, questa parola di speranza, questa parola di vita che deve essere presa, incorporata e portata al mondo, così come viene preso la mattina di Pasqua dal cero del primo celebrante la luce della resurrezione, la luce che non tramonta, la luce della speranza, la luce della vita, la luce del nuovo sole che è Cristo risorto, che viene preso dai fedeli, come dicevo, e viene portato a tutto il mondo. Baptisma ti